presento Francesco Iacovelli, che è qui al mio fianco. Ciao Francesco. Ciao a voi. Ben trovato. Appunto, fisioterapista osteopata. Adesso c'è questo connubio, lo comincio a notare sempre più spesso, no? Sì, fisioterapista che approfondisce anche un discorso nell'osteopatia. Ma sono tanto vicine queste due o tanto lontane? Non lo so. Diciamo che la figura del fisioterapista in generale... Queste due figure, volevo dire. Esatto, no, ma in realtà uno può essere la stessa persona. Esatto. Dipende sempre da ovviamente dagli studi che si fanno e dal tipo di approccio in cui poi si cura il paziente. Cioè, quello che volevo capire, tu chiaramente sei un fisioterapista e sei un osteopata. Io vengo per un problema X. Esatto. Tu me lo vai a affrontare con gli occhi, con gli occhiali dell'osteopata o del fisioterapista? È una cosa che decidi tu, che mi consigli tu, che come funziona? Con gli occhi prima del posturologo, Messier. Ah, bene. E poi dell'osteopata. Io parlo anche prima di parlare come osteopata, parlo da ex paziente, quindi so quali sono poi so che cosa si prova, certo, almeno a stare male, quindi diciamo sono avvantaggiato. Caspita. In quel senso. Ok, allora ci arriviamo passo dopo passo. Hai già detto una parola importante, la posturologia, che è qualcosa che a breve andiamo ad affrontare. Comunque presentiamo lo studio Kiros. Sì. Allora, siete uno staff di persone, di sì, collaboratori. Sì, siamo due osteopati con vari ragazzi che diciamo compiono tutto il lavoro di posturologia, e abbiniamo proprio questo, cioè la posturologia Messier, rivisitata poi da noi nello studio, e poi finiamo il lavoro con la manipolazione osteopatica. La posturologia, che cos'è questa? È una branca, è un settore molto specifico, diciamo è una lente con cui guardare appunto le problematiche? Beh, è un'arma in più. Un'arma in più. Per, diciamo, per curare il paziente e soprattutto per velocizzare il processo di guarigione, che molte volte capita di avere di un problema, va in uno studio X, okay, e però magari si tende a fare il macchinario, si tende a fare il massaggio, però magari si migliora, però non si risolve il problema. Noi ovviamente andiamo alla radice del problema, in modo tale da non rincappare nello stesso dolore. Cioè, come dire, se posso permettermi, sì, no, di tradurre, no? In modo, sì, che ci capiamo. Diciamo la figura del fisioterapista, posturologo, osteopata, insomma questo, sì, va sostanzialmente a lavorare sul sintomo. Io mi fa male una spalla, sì, lavoro sul sintomo. Quello che stai cercando di dire tu è che si cerca di vedere la cosa un po' più nel globale, quindi andare a cercare un po' proprio la causa, esatto, da cui parte tutto, in modo tale che, perché poi può succedere, no? Capito anche a me da sportivo, che avevo un problema in un posto, si lavorava sul sintomo, però poi si ripresentava lo stesso problema anche dopo un po' di tempo, esatto, sullo stesso punto. Proprio perché il sintomo allora, poi iniziamo le domande. Ma che fai? Come vivi? Che lavoro fai? Come ti sposti? Come guidi? Iniziano, no? Sì, una serie di anamnesi, per cui, esatto, si cerca di capire perché è uscito fuori questo dolore. E poi si va alla radice del problema, perché il dolore è solo la goccia che è traboccata dal vaso, sì. Quindi si cerca di capire qual è la reale radice del problema. Esatto, che non è detto poi si trovi dove poi faccia male. Esatto, esatto, vero? Molto spesso è sorprendente, no? Molto spesso dove fa male non è il problema, vero, reale. Sì, io ricordo ad esempio anche mio padre, un giorno scoprì che il problema che si porta appresso per anni del mal di schiena, lo scoprì il dentista. Lei chiude male, c'ha un problema di malocclusione. Anche. Cioè, risolto praticamente questo piccolo problema che c'aveva. Si è riassestato. Oh, poi sarà un caso, ma il mal di schiena non ce l'ha più avuto. Sì. A volte, molto spesso succede questo, a volte però magari non succede. No, certo, bisogna essere molto fortunati, infatti. E lo dico da ex paziente. Perfetto. Più che da terapista. Ci sono delle accortezze che potremmo usare un po' per... Che dice, ovviamente, okay, uno stile di vita lo so, decente, almeno lo so, quello decente, poi molto fago della bilancia il proprio lavoro, il proprio stile di vita, l'attività fisica, cioè una serie di componenti esterne che poi più influenzano il corpo e più questo corpo va a soffrire. Certo, ma andate a lavorare con chi? Con chiunque, oppure non so, magari gli sportivi, persone che comunque hanno andiamo più a, stress da quel andiamo punto di a vista. Curare dai neonati, perché l'osteopatia, certo, inizia anche da neonatale, esatto, no?
agli sportivi, a Massimo che ho trattato, una nonna di 92 anni che sono molto caro perché mi ha fatto da scuola quasi. Davvero? È stato Caspi, esperimento sulla nonna, però no, caro. No. Ma allora, dove si trova lo studio? Si trova in Viale Regina Margherita 290, in zona Policlinico Umberto I, vicino alla metro B. Cosa consiglieresti di fare a una persona che per la prima volta appunto cerca una soluzione da voi? Che cosa accade? C'è una chiacchierata, c'è un'intervista? Beh, c'è una chiacchierata introduttiva per capire insomma da quanto c'è questo dolore, come è uscito fuori. E poi diciamo che si inizia subito a lavorarci sopra, okay. Anche inserendo poi degli esercizi per casa, perché bisogna istruire il paziente nel cambiare proprio stile di vita. Sì. Oh, per quanto riguarda Francesco Iacovelli è raggiungibile anche su Facebook, è in contatto. Sì, Francesco Iacovelli Osteopatia Mesie, la mia pagina. Benissimo. C'è anche su Instagram. E poi la mia mail iacovelli.73@gmail.com. Benissimo. Lo studio Chiro sta aperto quando? Da lunedì al venerdì non abbiamo orari, praticamente. Appuntamenti. Sì, ovviamente. Grazie Francesco. Grazie a voi.